Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: avvistamento bomba per la nota conduttrice e showgirl Elisabetta Gregoraci, costretti a prendere due strade completamente diverse. Non si spegne il gossip che vede protagonista la conduttrice Elisabetta Gregoraci. La vita privata dell'ex geffina di Alfonso Signorini è finita in queste ore ancora una volta nel mirino degli addetti ai lavori a causa di un avvistamento sospetto. La showgirl è stata infatti vista per le strade di Milano con l'imprenditore Giulio Fratino in atteggiamenti intimi. Si tratta del secondo avvistamento sospetto per i due, che questa volta si sarebbero impegnati per evitare i fotografi senza però ottenere il risultato tanto sperato. Nel suo ultimo numero, il settimanale Chi ha lanciato una vera e propria bomba di gossip sull'ex geffina di Alfonso Signorini. Come mostrano le foto pubblicate, la showgirl è stata paparazzata a Milano con Giulio Fratini. Sul settimanale è possibile leggere: hanno pranzato in zona via Monte Napoleone e hanno iniziato a passeggiare tra le vie dello shopping. A quel punto il colpo di scena, in quanto l'imprenditore si sarebbe accorto dei fotografi ed ha cambiato strada. Una mossa, stando alla ricostruzione, per sviare i fotografi che invece si sarebbero avvicinati a lui per chiedere spiegazioni, ricevendo come risposta un secco: "Non so di cosa tu stia parlando". Una storia che si è poi arricchita di nuovi dettagli. La decisione di Fratini ha infatti costretto la Gregoraci a proseguire da sola la passeggiata. La conduttrice si sarebbe ritrovata da sola ma soprattutto disorientata dalla mossa del suo accompagnatore. L'allarme è poi rientrato pochi minuti dopo, quando alla showgirl sarebbe arrivata una telefonata dello stesso Fratini con tutte le spiegazioni del caso. Le parole dell'imprenditore sembrerebbero aver così tranquillizzato la showgirl e rimesso tutto in ordine. La deviazione di Fratini, noto anche per una sua lunga frequentazione con la conduttrice Roberta Morise, sembra confermare allo stesso tempo come la coppia sia decisa a mantenere ancora il massimo riservo su questa storia nonostante alcuni sospetti avvistamenti anche sui social. Chissà come prenderà Flavio Briatore questi scatti e questa ennesima segnalazione. Lo scorso mese di agosto, l'ex marito della Gregoraci e padre di Nathan Falco, aveva dichiarato in merito ad un presunto nuovo compagno per l'ex geffina: "Non credo proprio. Una storia d'amore che rischia adesso di trasformarsi quindi in un vero e proprio giallo". Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.